un video veloce veloce. Piccola premessa, la luce è un po' strana ma c'è troppo caldo per accendere i faretti. Seconda premessa, se sentite dei rumori strani, è Gregorio. Ma non vi preoccupate, è tutto normale, solo che siamo in casa da soli e quindi ce l'ho qua mentre faccio il video. Quindi se noterete dei tagli, saranno dovuti alle mie corse verso il dondolino per rimettergli il ciuccio che ha perso. Cominciamo! Ok, ho ufficialmente terrorizzato Gregorio nella carrozzina con l'urlo, ma tutto a posto. Dicevamo, un po' di acquisti. Sì, sapete che lui è il mio personal trainer, quindi quando... Scusi? Si sente poco coinvolto, aspettate che lo vado a prendere. Saluta un po'. No. Chi? Saluta un po'. Chissà se sei nell'inquadratura, forse no. Aspetta. Vieni qui. Saluta un po'. Digli ciao. Ciao. Io sono il personal trainer della mamma. Quello che non la fa fermare quando siamo in giro. Vero. Che non le fa riprendere i video quando siamo a casa. Sono sempre io. Ora stai qua con me? Stai qua in compagnia? Lo registriamo insieme questo video? E oggi va così. Va bene. Allora in realtà io e Gregorio siamo appena tornati. C'è un caldo che si muove. Infatti la mia faccia sfatta è dovuta a quello. Siamo appena tornati da un giro in centro e abbiamo comprato un po' di cosine, chiaramente per lui, perché oltre ad essere il mio personal trainer, ossia se esco con la carrozzina e mi fermo, lui inizia a frignare, quindi devo camminare, se si accorge che sto comprando qualcosa non per lui, frigna. Quindi da Zara Kids è stato bravissimo, appena sono entrata da Coin per comprarmi uno smalto, è stata una tragedia. Il risultato è che la mamma non ha lo smalto, ma Gregorio ha un sacco di robe nuove nell'armadio. Perché è cresciuto ancora e quindi mi scappano le taglie. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere le cose. Queste cose di Zara le ho comprate proprio questa mattina. Quindi le trovate ancora in negozio. Vediamo se riesco con una mano sola e con lui che scalcia contro il sacchetto. Gregorio, che carino. Allora, dicevamo, ma se ti metto sul dondolino... Aspettate, se ti metto sul dondolino qua, che mi guardi, così... Non sei da solo, ma sei in ma che carino! Adesso ho il pubblico. Hai il pubblico, sì. Bravo, che ride. Allora, innanzitutto ho comprato due bodini manica corta, perché ero convinta di non averne più. In realtà adesso tornata a casa mi sono accorta che me ne avevano regalati tre e li avevo quasi dimenticati. Ma siccome è cresciuto ancora e oramai veste la taglia 3-6 mesi, è già 62 cm, quindi devo comprare la 68. Allora ho preso questi, da Zara il kit di bodino, appunto, manica corta in cotone, uno con le barchettine a vela colorate e l'altro con la scritta Welcome aboard baby. Il kit costava 10,95 euro. Ma devi commentare tutti gli acquisti? Poi abbiamo comprato due pigiamini, perché anche i pigiamini li abbiamo quasi finiti, perché è troppo cresciuto. Cioè se io parlo, parli anche tu, che carino. E questi li ho presi un po' più grandi, 74 cm, perché anche se sono un po' morbidi all'inizio, almeno mi durano un po' di più. E li ho presi come il set di bavaglini che vi avevo già fatto vedere, uno con l'alligatore e l'altro invece con gli alligatori e delfini a base azzurra. Sono due pigiamini in cotone, morbidissimi, comodi, praticissimi. E questi due costavano 14,95. Giusto? E poi abbiamo preso due cose che la mamma ha scoperto di amare, ovvero i pantaloni stile tuta, che sono bellissimi addosso a lui intanto e praticissimi da indossare, giusto? Leggeri e comodi da indossare, perché non mi piace mandarli in giro solo col body, so che un bambino mi faccia delle fisime inutili, però preferisco mettergli i pantaloni. E ho preso questi, che sono simili a quelli che vi avevo fatto vedere, verde lime, giallo fluo, che però avevo preso la taglia più grande, la 74 cm, stamattina quando glieli ho provati sono enormi ancora, fortunatamente. Quindi sono andata a prendere la taglia più piccola, quella 68 cm. Questi costano 9,95, hanno il cavallo basso e sono carinissimi. E poi ho chiesto alla commessa se aveva altre fantasie, perché ce n'erano di bellissimi con le fantasie, ma tutti più grandi. E della 3-6 mesi mi ha trovato questi fantastici, verde militare con le foglie di palma, sempre 9,95. Vero sì? Quindi da Zara per tutta questa roba alla fine abbiamo speso 45,80 euro. Poi la
settimana scorsa mia mamma, siccome pensa che al mare, noi andremo al mare in luglio e la sera potrebbe fare freschino, speriamo, io ho la speranza che faccia freschino al mare in, di sera, aspettate che mi metto via questo, ha preso due pigiamini manica lunga invece col piedino coperto in caso facesse più fresco e lei li ha presi di Hokkaido Baibi e quindi li ha presi da Coin qua a Verona. Uno è questo base grigia con il rinoceronte rosso sul fianco, in dettagli rossi appunto. Questa è 74 cm se non sbaglio, 67 cm perché ogni marchio poi ha le sue, comunque 6 mesi. E costava 14,99 e poi sempre della stessa taglia ha preso questa invece a base bianca con le righe azzurre e grigie e nessun disegno, un pigiamino, giusto? Gli piace stare davanti a me mentre io vi faccio vedere le sue cose. Poi mi ero dimenticata di mostrarvi due cose che ci hanno regalato dei nostri amici quando sono venuti ancora un mese fa, ed è un kit di bodini, quelli di cui vi parlavo prima, i famosi body manica corta, 68 cm, che io pensavo di non avere, invece ne avevo ben tre, uno azzurro, uno bianco con le righine azzurre e uno invece bianco con gli animaletti, ci sono delle giraffe, delle scimmie, degli elefanti, e abbinato c'era il bavaglino con gli stessi animali dell'ultimo bodino. E questa marca qui si chiama Happy Puppy. E questi qua anche sono comodissimi sia per stare in casa sia da usare. Adesso vi faccio vedere perché io mi faccio già gli abbinamenti nella testa, ma mi piacciono molto i colori a contrasto, tipo il colore pastello col colore fluo, secondo me sta benissimo. Tanto per farvi un'idea di come perché compro queste cose. Poi il nonno è stato a Malta, quindi mio papà è stato a Malta per il viaggio annuale e ci ha riportato dei regalini, vero? Il primo lo avete visto sui social e vi è piaciuto molto, io lo adoro, lo vedete stropicciato perché l'ha già messo e l'ho già lavato e non stiro i suoi body, mi dispiace. Sono una mamma del genere, ma non stiro i bodini che lavo due volte al giorno. Ed è questo meraviglioso bodino di Hard Rock Caffè Malta, appunto. È bellissimo. Che simula il gilet di jeans con le spilline. Questo è 6 mesi e Gregorio ci sta. Non dico che ci sta stretto, però ci sta giusto. Perché è 6 mesi, ma è... Non c'è scritto quanti centimetri è, ma sarà un 60 qualcosa, quindi. E quindi siamo lì, giusto? Mi guarda con un'aria strana. Poi, sempre mio papà a Malta, è andato da Original Marines e ci ha preso un paio di pantaloncini blu, classici, che sono molto belli, però in realtà quelli della tuta sono molto più comodi per tutti i giorni. Però nel weekend, quando ci vestiamo un po' più carini o se dobbiamo uscire la sera, chiaramente di questi non so i prezzi perché mio papà ha provveduto a eliminarli. Ci ha preso una polo meravigliosa, cioè guardate che cos'è questa polo. Bellissima, Mister Marito la vuole uguale, con la fantasia hawaiana e la taschina in denim, sempre taglia 6-9 mesi. E poi ha preso, sempre simile, la camicia a scacchi con le spalle hawaiane e sul retro c'è Snoopy. Parliamone, troppo bello. Parlando di Malta, i nostri amici maltesi ci hanno rimandato dei regali per Gregorio. In particolare mi hanno mandato un kit di tutine, anche in questo caso pigiamini o bodini, insomma, a scelta. Il marchio è... c'è una M, però non saprei, non c'è... Non ho trovato il nome del... c'è solo un logo, una M con un bambino sotto. Comunque sempre 3-6 mesi, 8 kg, vanno a chilo qui, ed è una bianca con le righe blu e una blu con le righe bianche, pratici, comodi. Poi c'erano anche un paio di calzine, se non ricordo male. C'era anche qualcos'altro. È già nei cassetti e me lo sono persa, perché non riuscendo a fare i video subito. Poi degli altri nostri amici maltesi hanno invece mandato questo portafoto degli Aristogatti della linea Disney, con questo qua dovrebbe essere Bizet. O Matisse, forse quello col fiocco rosso. Sì, Matisse, il gattino degli Aristogatti. Devo ancora metterci la foto dentro perché non ho più avuto tempo di andare dal fotografo. Vero, Gregorio? Vero.
Visto che ci sono, vi faccio vedere anche cosa mio papà ha riportato a me da Malta, perché ha portato anche dei pensierini per me. Dall'Hard Rock Café ha portato la t-shirt in colore cru dell'Hard Rock Café Malta. Chissà se la vedrete tutta, perché l'inquadratura è fatta per i vestiti dei piccoli che ci stanno perfetti, ma... E poi dall'aeroporto mi ha preso questo, che è Chance di Chanel, ma non è il profumo, è la hair mist, quindi il profumo per i capelli praticamente, che d'estate è fantastico perché io spruzzo questo sui capelli, così non rischio di macchiare la pelle con il sole, e il profumo però c'è lo stesso. E questo qui mi diceva è Chance Rosa, perché ce ne sono vari tipi di Chance. E non poteva mancare la palla di neve. E in questo caso ci ha preso l'ovetto di neve, eccolo qui, col cavaliere a cavallo, che mi mancava. Io chiaramente la Snow Globe di Malta ce l'avevo, forse ne ho anche due, ma fatta così mi mancava. Con l'arrivo del caldo ho fatto poi un acquisto pratico, ho comprato un paio di Grönland, che sono simili Birkenstock, sì, e sono queste qui, con i glitter argentati, perché, non lo so, quando inizia la stagione i miei piedi si segnano con qualsiasi tipo di scarpa, dall'infradito, cioè anche il Birkenstock a me ha lasciato il segno dell'infradito, e in questo momento riesco a usare queste, che sono comodissime, e sono... Non sono belle, però sono molto pratiche, e se vi do il pettegolezzo, al distretto a pesare i bambini settimana scorsa avevamo tutte quelle scarpe lì, quindi se siete mamma è un nuovo trend. Hai perso il ciuccio, amore? Lo vuoi? Vuoi il ciuccio? Sì, lo so che devi mangiare, ma ci manca ancora un pochino, posso finire di fare il video? Grazie. Vi faccio vedere ancora due regalini che sono arrivati a Gregorio da parte di una nostra amica e di sua mamma. Questo è un quadretto per la cameretta, carinissimo, con un octopus meccanico, praticamente un polipo meccanico, ed è di Alce Rossa. Vi lascerò i suoi contatti qua sotto nell'info box, perché so che c'è anche su Facebook e sugli altri social, ed è un'idea carinissima quella di regalare qualcosa per la cameretta. E la mamma di questa mia amica ha realizzato per Gregorio, sì, un quadretto con l'angioletto, sempre da mettere in cameretta, che adesso dovrò trovare la giusta collocazione anche per lui. E visto che ci sono, vi mostro anche dei libri che mi sono arrivati nell'ultimo periodo. Eccomi qua. Allora, ho ricevuto intanto due ebook dalla GoWare Editore. Il primo si chiama Gesù di nome, Cristo di cognome, e il secondo si chiama... Quel che è di Cesare. Vi farò comparire le copertine, comunque tenete presente che li leggerò. È giusto per darvi un'anticipazione dei libri di cui andremo a parlare più avanti. Devo anche registrare il video dei libri del mese di maggio, ma vediamo se Gregorio oggi me lo fa registrare. Sì? Se, perché quello ho bisogno di un attimino più di concentrazione, allora se riesco a mettere lui in branda per un paio d'ore, registro anche quello, così lo vedete settimana prossima. Mentre invece, grazie alla collaborazione con Inkbooks, ho avuto modo di leggere La settima coorte di Bompiani, anche in quel caso un ebook, vi faccio comparire il titolo e la copertina, e sempre tramite Inkbooks, Mondadori, Arlecchino Mondadori, mi ha mandato questo libro di Diana Rayburn, Africa Mon Amour. Vi dico già che il titolo inglese è totalmente diverso, che probabilmente c'entra qualcosa di più. Il titolo è A Spear of Summer Grass e è ambientato nel 23 ed è, dovrebbe essere un romance, quindi una storia di base romantica, ambientata in Kenya. Quindi qua dietro dice: preparatevi a partire per il Kenya d'inizio Novecento, tra tradizioni masai e lussuosi circoli europei, selvagge battute di caccia e infuocati tramonti africani. Un romanzo elegante e profondo, capace di toccare le corde del cuore. La copertina non mi piace, ve lo dico già, nel senso che mi chiama un po'... Mi piace molto la silhouette anni 20 di questa donna qui, però il totale della copertina mi fa un po'... Senza niente togliere agli Harmony anni 90, mi fa un po' Harmony anni 90. Vi farò sapere. Poi, Giunti mi ha inviato in lettura questo, fantastico. Guia Soncini, Qualunque cosa significhi amore.
Questo l'ho già letto e vi anticipo già che mi è piaciuto molto, ne parleremo nelle letture di giugno, ma mi è piaciuto moltissimo. Bollati Boringhieri mi ha inviato questo testo di Marceline Loredan Evans, spero che si pronunci così, non ve lo so dire, ed è E tu non sei tornato, ed è un memoir legato all'Olocausto, quindi è il racconto di lei sopravvissuta ai campi di sterminio, mentre il padre che era stato catturato con lei non è tornato, appunto, quindi è un memoir attraverso pagine di diario dell'autrice. E poi mi è arrivato anche un testo di Guanda, aspettatemi lì, eccomi qua, il testo di Guanda è il romanzo di Catherine Dunn, Un terribile amore, sempre edito 2015, ho letto solo le prime 20 pagine, quindi non so ancora dirvi nulla, è la storia di due donne in Spagna alla fine degli anni 80, ed è chiaramente incentrato sull'amore, sul retro si legge Calista è senza parole, ecco cos'è l'amore, ecco che sensazione dà il vero amore. Tutto quello che ha visto ora ha acquistato un significato nuovo, qualcosa che è stato trasformato, tramutato, tradotto in una lingua eccitante e sconosciuta. Staremo a vedere. E grazie a una collaborazione con Blogger Italia, invece, ho ricevuto da Mondadori La crisalide del fango, nel fango di Matteo Viviani. Non so se ve l'avevo già mostrato, in ogni caso l'ho letto, ne ho parlato nel diario della lettrice per bene di maggio, ne parleremo nel video dei libri se riesco a girarlo oggi, c'è Gregorio che mi guarda con aria furbetta, e andrà online anche nella nuova rubrica che ho inaugurato sul blog. Ve lo dico anche qui, ve lo rispiegherò poi con calma nel video dei libri, ho inaugurato una nuova rubrica sul blog dove vi racconto un libro in 100 parole. È difficilissimo, sappiatelo che per me che sono prolissa di natura è veramente difficilissimo. E ci sarà presto, penso già settimana prossima, l'articolo dedicato alla crisalide nel fango che mi ha stupito in maniera veramente piacevole, quindi è stata una piacevole scoperta. Bene, questo era tutto. L'ora del biberon di Gregorio si avvicina, lo sguardo malandrino è qui con me. Vuoi venire a salutare? Vuoi venire a salutare? Quando è che cominci a interagire, a dirmi sì, no? Non mi rompere le palle. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, opa! Ora tu ti starei chiedendo, mamma, cosa diamine stiamo facendo io e te guardando... tu la vedi, tra l'altro tu la vedrai la videocamera là in fondo. No, 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 sì, sì, ti ho tolto il ciuccio, ma perché ti è scivolato, non è che te l'ho tolto con... No, 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 tieni. Bravo. Ok. Saluta. Ciao, ciao. Una voce un po' più cavernosa. Ciao, ciao. Va bene, andiamo a mangiare prima che mangi me. Oh no, è successo di nuovo. Mi dimentico sempre. Lo bacio, sembro mia nonna. Lo bacio e poi gli lascio gli stampi di rossetto sulla guancia. Vero, sì? Povero. Povero, povero Gregorio. Andiamo a mangiare. Ci vediamo prestissimo. Ciao. Pulcino. Polpetta! Andiamo a provare il biberon? Mi fai mettere a posto tutto questo delirio prima? Lo prenderò per un sì.